Ed eccoci ragazzi, che si parte a questa pensioncina a Oradea in Romania, direzione oggi Budapest, dove resterò un paio di giorni per visitare un po'. E si parte. Oggi tappa molto breve, 260 km, quindi sono già in largo anticipo. Per fortuna mi fanno fare il check-in anticipato all'una, però ragazzi, devo, c'ho anche un'ora di scarto, visto che è quasi. E si parte. Siamo vicinissimi al confine con l'Ungheria, tra Romania e Ungheria. Sono vicinissimo, parlo sempre a plurale perché per me è come se voi venite con me, quindi parlo in plurale, ma sono da solo. E vediamo un po' come sarà questa dogana. In teoria dovrebbe essere senza controlli, perché siamo in Unione Europea. Vedremo. Ok ragazzi, Ungheria, anche questa frontiera è andata. Eccoci ragazzi, versione turista, andiamo verso il centro. Questo è l'albergo, un po' vecchiotto, però devo dire che la stanza, per uno che ama anche il campeggio, è perfetta, bella pulita. E niente, quindi qua c'è in teoria la fermata del pullman che ci porterà verso il centro. La cosa più turistica di sempre, ma non potevo farmi mancare il bus nell'acqua. Fantastico, spettacolo. Eccoci ragazzi, secondo giorno da turista, sono qua in centro a Budapest e oggi mi girerò un po' a piedi. Ho visto qua, ad esempio, qua c'è una collinetta qua dove penso ci sia una bella vista. Adesso andiamo a vedere. Guardate che vista sulla città. Danubio. Bellissimo.
Parlamento di Budapest, ragazzi. Molto, molto bello. Ecco che si parte. Ecco che si riparte, ragazzi, da quel di Budapest. Oggi direzione Lubiana, ovvero Slovenia. Budapest, che è molto bella davvero, merita una visita. Veramente ho visitato un po' le cose principali, mancherebbe ancora tanto, però devo dire che bella città. Ora appunto direzione Slovenia, con un passaggio sul lago Balaton qua in Ungheria e poi lo sconfinamento in Slovenia. Poi mi fermerò a Lubiana.